Una musica magnifica e grandiosa ha risuonato a cielo aperto nel Tempio di Bacco, a Baalbek, in Libano. Le note sono quelle dello Stabat Mater di Rossini, questa musica sacra, autentica rottura con quella convenzionale, un'opera considerata rivoluzionaria. Siamo nel Tempio di Bacco, considerato uno dei meglio conservati al mondo, simboleggia l'estensione dell'impero romano in Oriente, la città del sole che risplende attraverso i suoi edifici. Baalbek, assieme a Palmira, è uno dei santuari del mondo antico e Medio Oriente. Ancora oggi gli archeologi si interrogano su come sia stato possibile realizzare un'impresa architettonica di queste dimensioni. È qui che gli artisti italiani, il tenore Paolo Fanale e la mezzosoprano Daniela Barcellona, hanno incantato il pubblico in un'atmosfera resa ancor più magica dal luogo dove il concerto si è svolto. Qui la Cooperazione Italiana partecipa al programma culturale che va dal restauro del sito archeologico all'organizzazione di eventi come il festival. Essendo Baalbek a pochi chilometri dal confine con la Siria, il festival musicale più volte ha rischiato di scomparire a causa della guerra e non si è potuto tenere nel 2013 e 2014. Poi è tornato e le note musicali dei concerti hanno riecheggiato non solo tra questi monumenti, ma idealmente anche nelle non lontane tende, dove ancora vivono centinaia di migliaia di rifugiati siriani scappati dal loro paese in guerra. Questo festival porta in sé un messaggio di resistenza culturale molto importante. Il festival di Baalbek è importantissimo e tutti dicono in Libano che quando il festival di Baalbek va, il Libano va. La sfida è quella di andare avanti.